fatto un conto, perché la cosa straordinaria è che tutti quanti voi sapete che per il welfare c'è un limite, per le pensioni c'è un limite, per l'assistenza ai disabili c'è un limite, per gli insegnanti al sostegno c'è un limite, per le tasse c'è un limite, che deriva dal fatto che non possiamo spendere troppi soldi perché abbiamo un bilancio pubblico disastrato. Sapete qual è l'unico campo in cui un limite non lo conosciamo? È la gestione della non emergenza, emergenza immigrazione, perché non sappiamo quanto spendiamo per l'immigrazione, va bene? Io so quanto spendiamo per il welfare, quanto spendiamo per la sanità, ma l'immigrazione è senza limiti. Quanto spendiamo per l'immigrazione? Numeri seri, veri, zero propaganda. Blasoni. No, no, nessuna propaganda. Diciamo, nei giorni scorsi c'erano state alcune stime, quella di Giannino 3 miliardi e mezzo nel 2015, quella di Forte 6 e mezzo nel biennio. Abbiamo fatto ricercare i nostri ricercatori e in realtà i numeri sono forse un pochino più contenuti e essere prudenti, ma sono comunque enormi. Nel biennio 2014-2015 3 miliardi 308 milioni e 295 rotti, ed è una cifra rilevantissima, ma una cifra che tende a crescere nel 2016, che è un anno solo evidentemente, passa a 2 miliardi 492 milioni 293 mila 200. Cos'è che crea? Adesso andiamo a vedere anche gli addendi, naturalmente, cioè le singole voci, chiarendo una cosa: non esiste un bilancio aggregato da cui si possano evincere incontrovertibilmente le voci, perché le voci di spesa stanno in capitoli diversi, di bilanci diversi, di soggetti diversi. Una cosa vorrei far notare: quello che cresce veramente 2014, 2015, 2016 sono le spese di accoglienza temporanea, cioè i CARA, c'è cioè il CAS, c'è cioè tutte le strutture, diciamo, convenzionate e governative. Erano 643 milioni nel 2014, 1.307 nel 2015, diventano 1.752 nel 2016. Perché crescono? Non soltanto perché cresce il numero degli sbarchi, ma anche perché non si riescono a smaltire le domande di asilo. Facciamo un esempio solo per capire. Vai. Le domande di asilo nel 2014, 170.000 sbarchi, 63.000 domande d'asilo, ce lo dice la commissione ministeriale, solo 36.000 sono state evase. Questo vuol dire che si crea nell'anno successivo, dove gli sbarchi sono sempre 170.000 o forse più, si verifica un'operazione cumulo, nel senso che le strutture di accoglienza si trovano ad avere un numero di soggetti sempre più ampio perché non si riesce a smaltire. E poi bisogna ricordare che chi anche riceve il diniego rispetto alla domanda, è circa il 30%, può fare ricorso, stare sempre in strutture temporanee, sempre accolto, addirittura per 2, 3, 4 anni. È una situazione che va risolta, credo, dal punto di vista anche legislativo. Ma questi numeri da dove emergono? Perché insomma è anche bene dare contezza di come nascono. Vabbè, le voci sull'accoglienza temporanea è la cosa più semplice. Noi sappiamo con certezza che a gennaio 2015 erano 69.000 fonti ministeriali delle persone accolte, ad agosto, ce lo dice Alfano due giorni fa, sono 95.000. 95.000 le persone accolte dall'inizio dell'anno fino ad oggi. 95.000 le persone attualmente presenti all'interno di CARA, SFRAR e CAS, quindi strutture governative su cui ogni giorno si paga certamente i 40 euro. Tende questo numero a crescere. Si può ipotizzare, se il trend rimane lo stesso, che arriveremo a 110.000 a dicembre, ed è un trend purtroppo che nel 2016 tenderà a crescere. Gli sbarchi invece sono in linea. Ad agosto, rimaniamo agli ultimi dati ufficiali, 116.000 sbarchi 2015, nel 2014 erano 112.000, sono 3% di più. Cioè inondato di numeri, ma il principio è molto semplice. Posso dire una cosa? Volevo fare una precisazione.